Ultimi 90 minuti di campionato per il Pescara. All'Adriatico arriva una Imolese che vedrà passare la strada della propria salvezza per i play-out, ma che non corre più il rischio della retrocessione diretta. La vittoria di giovedì sulla Vispesaro e il tonfo casalingo del Grosseto hanno già definito la discesa in Serie D del club maremmano. D'altro canto i romagnoli all'Adriatico hanno bisogno di un successo e di mancati risultati positivi di Fermana, che non dovrebbe vincere, Pistoiese e Viterbese, che dovrebbero perdere, per scalare la griglia play-out e avere il ritorno in casa. Insomma, difficile pensare che la squadra di Fontana venga sabato già totalmente con la testa proiettata agli spareggi. I biancazzurri però hanno la necessità soltanto di vincere. In caso di sconfitta del Cesena a Siena, chiuderebbero la regular season addirittura al terzo posto, entrando in scena nei play-off l'8 maggio al terzo turno. La squadra di Padalino motivazioni può averne, perché ha una potenziale classifica avulsa positiva con le dirette concorrenti, e in caso di vittoria e di mancato successo di almeno una tra Carrarese e Vispesaro farebbe i play-off. In caso il Pescara dovesse chiudere al quarto posto, può sperare di avere lo stesso la testa di serie al terzo turno. Affinché questo avvenga, il Palermo dovrà perdere domenica a Bari e chiudere il suo campionato a 63 punti. Anche un pareggio, e dunque finendo a quota 64, i rosanero sarebbero davanti al Pescara. Con l'esclusione del Catania, il punteggio in classifica va moltiplicato per il coefficiente di arrotondamento 1,0555556, che porta la quota a 67,5, maggiore dei potenziali 67 del Delfino. Ragionamenti articolati, ma che dipendono solo in parte dal Pescara, che può fare una sola cosa: conquistare i 3 punti e poi buttare un occhio altrove. Per la gara con l'Imolese tornerà a disposizione Derisio e Luciano Zauri potrà affidarsi di nuovo al 4-3-3 e ricomporre il trio Pontisso, Derisio, Pompetti. Resta da vedere se vertice basso sarà confermato l'ex vicentino o se sarà riproposto Derisio. Per il resto la squadra non dovrebbe discostarsi da quella che aveva superato il Grosseto alla prima dello Zauri bis, con un Dursi ispiratissimo e un Ferrari da 17 reti che lancia l'assalto al trono dei bomber del girone, che vede in vetta Zamparo a quota 18. In difesa Cancellotti, Drudi, Ingrosso e Frascatore, anche se scalpita il Lanes, positivo anche nel suo ingresso a Pistoia, con tanto di primo gol stagionale che ha spento le velleità degli arancioni. Nell'Imolese sarà assente Alessandro Lombardi per squalifica.